E dunque torniamo in diretta andando subito a salutare l'onorevole Rocco Buttiglione. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Il tema è di quelli più attuali probabilmente, dopo anche quello che è accaduto con il regista Mario Monicelli. Ovviamente stiamo parlando del tema dell'eutanasia, si è scatenato anche un dibattito a Montecitorio dopo la scelta del regista di togliersi praticamente la vita, viste le sue condizioni. Posizioni diverse che sono state espresse anche nella trasmissione Vola Via con me, condotta da Fazio e da Saviano, soprattutto per quanto riguarda il tema, ecco, della dolce morte, come viene chiamata. Voi che posizione avete in merito? Ma noi pensiamo che è molto pericoloso quando qualcuno si permette di dire quella vita non è degna di essere vissuta. Quella vita è una vita che è meglio che sia spenta, anche a una persona che sta molto male. Se tu gli vuoi bene, non gli dici muori. Cerchi di dirti, ma io ti voglio bene, ma vale la pena di vivere per me. Non è una soluzione il fatto che tu muoia. Tu per me sei importante. E guardandola da un punto di vista più politico, non pensate che è pericoloso che qualcuno dice questa è una vita indegna? E se un giorno quello stesso dice questa vita indegna vale la pena di sopprimerla? E guardiamoci attorno, quanta gente c'è che conduce delle vite che potrebbero essere considerate indegne? Non pensate soltanto al malato, pensate al delinquente, al criminale. È degna di essere vissuta la vita di un serial killer, è degna di essere vissuta la vita di tanta gente disonesta che sta attorno a noi. C'è un grande romanzo di Dostoevsky in cui un giovane guarda la vita di una vecchia usuraia e dice ma quella vita non è degna di essere vissuta, non sarebbe meglio se qualcuno l'ammazzasse, e alla fine l'ammazza. Non si sa dove si va a finire quando si comincia a pensare che alcune vite sono indegne. Invece Giovanni Paolo II, che da giovane faceva il poeta, ha scritto delle poesie bellissime, una poesia bellissima, I volti i profili del Cireneo, per dire che ogni destino umano, anche quello che appare esteriormente più insignificante, più privo di valore, cela dentro di sé un mistero straordinario, e quindi vale la pena di vivere quel destino e di aiutare quell'uomo a vivere quel destino. Ecco, fino ad ora si è parlato di eutanasia soprattutto per i grandi casi che sono stati quelli di Pier Giorgio Welby, di Eluana Englaro, casi in cui l'uno è diciamo provato, l'altro si suppone che il soggetto avesse chiesto di morire qualora si fosse trovato in quelle condizioni, quindi in stato vegetativo o comunque in stato di immobilità. Forse per questo sono state accettate, ma in questo modo secondo lei non si va anche a screditare un po', a togliere qualche possibilità di recupero, quello che vengono chiamati solitamente miracoli? Perché non fanno parlare i familiari delle 2000 persone che in Italia sono per esempio in stato di coma, non irreversibile, perché nessuno sa se è irreversibile o no, diciamo di coma prolungato, racconterebbero che qualche volta si svegliano. Racconterebbero che anche se non si svegliano, certo non danno segni di sofferenza, e a volte sembra che capiscano le parole che gli dici, a volte gli sguardi si incrociano e comunque sembrano rendersi conto dell'amore che ricevono e sembrano ancora capaci di dare amore. Chi può dire cosa avviene lì dentro? Chi può penetrare dentro il mistero di quel destino? Chi può dire vorrebbero morire? Perché un giorno hanno scritto delle parole. Eluana Englaro non aveva scritto nessuna parola, ma anche se l'avesse scritta. Eluana sembra che l'avesse detta. Dicono che l'avesse detto, alcuni dicono che non l'aveva detto, ma comunque, anche se avesse scritto qualcosa, ma come fai a pensare che le cose che ha detto in un altro momento della vita valgono allora, in quella situazione così differente? Certo, è presumibile che se in quella situazione lì qualcuno arriva a dire tu sei un peso, non ti vogliamo, uno si lascerebbe ammazzare. Ma quale padre se i figli gli andassero a dire papà, sei soltanto un peso per noi, lascia che ti facciamo un'iniezione così muori, quale padre direbbe sì? No? Quale padre avrebbe la forza di dire di no quando le persone che tu ami ti dicono ma no, lascia perdere, è meglio che tu muoia? Ecco, onorevole, però quando ci troviamo di fronte a casi in cui la persona interessata manifesta in maniera chiara e inequivocabile
l'intenzione di interrompere, insomma, una vita che lui ritiene non più vivibile. E alla fine i familiari cosa dovrebbero fare? Costringerlo a vivere a tutti i costi, contro la propria volontà? Ma voi ci credete a quelle parole? Voi avete mai avuto fra le braccia una persona che dice voglio morire e invece vuol dire non posso vivere così, aiutami a vivere in un altro modo, dammi il tuo affetto, il tuo sostegno perché io possa vivere. Io ho avuto fra le braccia una persona così una volta, anche più di una volta, e vi dico che non si può credere alle parole della disperazione, non si può credere così facilmente alle parole della disperazione. La gente che le dice è gente depressa, è gente infelice, è gente che si sente abbandonata, e tu non puoi dargli la conferma, sì è vero, sei abbandonato. Io credo che lo Stato non possa avallare questa convinzione. Viviamo in una il problema vero è un altro, è che viviamo in una società in cui sempre più gente è depressa, sempre più gente davanti alla malattia, davanti alla prospettiva della morte imminente è sola e non riesce a vivere dentro quella prospettiva. Perché le famiglie si sono disfatte, perché non ci sono amici, perché le strutture sanitarie sono fredde, magari molto competenti, ma non capaci di dare a una persona quel calore, quel sentimento di una condivisione di cui ha bisogno. E invece di mobilitare le nostre energie per rendere veramente dolce la morte, la morte dolce, la morte quella amara, che viene chiamata la dolce morte, la sì, morte è sempre amara, però si può morire in una compagnia e l'unico modo di rendere la morte umana e fare in modo che avvenga in una compagnia, non è abbreviare la vita. Però scusi onorevole, a me non sembra però che la situazione che descriveva lei in questo momento sia diciamo quella che descrive meglio per esempio il caso di Welby. Non mi pare che in quel caso si possa parlare, come dire, di depressione o difficoltà, mancanza di compagnia. Lì, stando a quello che dicono tutti i familiari, abbiamo una precisa volontà. Cioè, nel caso per esempio di Monicelli si è tolto la vita volontariamente, scientemente, perché è arrivato ad un'età molto avanzata, malato in maniera irrecuperabile, ha deciso di farla finita. Cioè, come possiamo impedire in questi casi che... Non possiamo impedire. Però guardi che Monicelli giustamente ha detto che si è tolto la vita. Non ha detto uccidetemi, si è tolto la vita lui. Una cosa è il suicidio. Però perché era in condizione di farlo. Una cosa è il suicidio, una cosa è l'eutanasia. L'eutanasia non è il fatto che uno si toglie la vita, certo, questo può accadere. L'eutanasia è il fatto che uno pretende che un'altra persona umana lo uccida, pretende che il suo ordine, uccidimi, valga e che lo Stato dia forza legale all'ordine che lui dà a un'altra persona di ucciderlo. Capisce che è totalmente diverso, non è io sono mio e faccio quello che voglio. È sbagliatissimo dire io sono mio, è una persona, non è mai solo sua, è sempre delle persone che la amano. È uno che dice io sono mio, è come che dica non c'è nessuno che mi ama. Ma lasciamo perdere questo. Il problema è che nell'eutanasia non è che uno esercita un potere su di sé, esercita un potere su di un altro. Vuole il riconoscimento ufficiale dello Stato sul fatto questa è la cosa giusta da fare. E invece l'umanità cosa dice? Non ti condanno, capisco, nella situazione in cui tu sei chi ti può condannare? E tuttavia non era la cosa giusta da fare e sarebbe stato necessario, giusto, costruirti un'alternativa di cui non siamo stati capaci. È un fallimento che io riconosco. Lasci perdere le storie dei casi pietosi. I casi pietosi occorrono, avvengono sempre, sono appunto dei fallimenti della nostra umanità. Con la legge esistente nessun giudice condannerebbe una persona che davvero per amore ha finito con, per amore malinteso, ma comunque per amore ha finito con l'uccidere una persona cara. Perché? Perché il codice ci dice che quando uno agisce in condizioni in cui non è padrone della sua volontà, perché è sotto una pressione affettiva troppo forte, non è responsabile. Il caso di Beppino Englaro? Nel caso per esempio di Englaro, certo, nessuno, con la legge esistente nessuno condannerebbe in questi casi, ma una cosa è non condannare, un'altra è la pretesa che lo Stato dica questa è la cosa giusta da fare, anzi sai che succede, la faccio io, perché cosa succederà domani? Che la faranno anche quando non vuoi. In Europa hanno cominciato con l'eutanasia di chi la chiedeva, adesso per i minori no, anche se non la chiede.
Quindi mi pare di capire dove arriveremo. Mi pare di capire, onorevole, che lei è preoccupato, direi dal suo punto di vista anche giustamente, del fatto che una volta sancita per legge questa possibilità possa non riguardare soltanto quei pochi casi estremi, ma si possa arrivare ad un uso generalizzato, insomma. Guardi, io vorrei che qualche televisione proiettasse un film bellissimo che ho visto io un po' di tempo fa. È un film che narra molto bene, in modo molto convincente, la storia di un marito che uccide la moglie gravemente malata, perché appunto non tollera di vederla così e perché lei glielo chiede. Quel film è il tipico film sul caso pietoso, che ci viene poi raccontato invece in tante trasmissioni televisive oggi, anche da Saviano, è il film con cui Adolf Hitler ha fatto la propaganda per far accettare l'eutanasia al popolo tedesco. Si comincia sempre così, no? Però poi dopo non sai dove vai a finire. Vogliono infrangere il tabù della vita, della sacralità della vita. Una volta riconosciuto che la vita non è sacra, dove vai a finire? Quale vita merita e quale vita non merita? Chi lo decide? Merita sempre e comunque la vita dell'assassino? Perché noi, giustamente, non vogliamo la pena di morte per gli assassini. Pensiamo che quella vita comunque meriti di essere vissuta. Ma ha più dignità quella vita o la vita del malato? Certo. Onorevole, a me è venuto in mente anche un altro aspetto, perché lei ha citato la sacralità della vita umana. E l'aspetto che mi è venuto in mente in merito al tema ovviamente dell'eutanasia è il fatto che forse viene considerata la vita come una proprietà e non come un dono nei confronti del quale non è possibile o è possibile scegliere. Certo. Cioè, viene negato in questo modo anche l'esistenza di qualcosa che va oltre poi. Ma prima ancora di quello che va oltre, viene negato quello che è la vita. La vita è amare qualcuno, la vita è appartenere a qualcuno. Uno che dice io sono mio ed è vero che lui è solo suo, è un uomo molto infelice, perché un uomo vero appartiene alla moglie, appartiene ai figli, appartiene ai genitori, ai fratelli, alle sorelle, agli amici, alla chiesa, al comune, alla società bocciofila se gioca a bocce. La ricchezza della vita è il fatto di accettare liberamente di appartenere ad altri, perché la libertà accettata per rendere possibile l'amore. L'amore è un legarsi con altri, avere degli amici. In questi fenomeni emerge una società malata, alienata, in cui la solitudine è la cifra della vita di tanti. E allora saremmo ipocriti se noi dicessimo no all'eutanasia e va tutto bene così. No, bisogna dire no all'eutanasia, bisogna dire che non va bene così, che la condizione dell'anziano oggi in Italia, ma nel mondo, è una condizione che non viene affrontata e che abbiamo bisogno di politiche che aiutino a vivere la tarda età in modo umano. Abbiamo bisogno di politiche che aiutino a tenere l'anziano dentro la famiglia, dentro una corrente calda di rapporti umani che lo aiutano a dare senso anche a questa ultima fase della sua esistenza. Abbiamo bisogno di medicine palliative perché il dolore fisico non sia sopraffacente. Abbiamo bisogno di una politica per umanizzare la vita delle persone anziane, altrimenti si diventa ipocrita il dire non ti consento di ammazzarti o di farti ammazzare, perché ammazzarti puoi sempre ovviamente, certo. però ti abbandono nella tua situazione. Certo. Ad ultimo una domanda in merito a una notizia che è uscita proprio in questi ultimi giorni. Un disabile 54enne affetto da distrofia muscolare ha scritto una lettera al capo dello Stato chiedendo che gli possa venir fatta l'eutanasia. È affetto da questa malattia da quando aveva 13 anni. Forse i precedenti stanno in qualche modo anche condizionando? Sì, ma io mi domando, ha un'alternativa a quella persona? Non dovremmo noi sforzarci di offrire a quella persona un'alternativa? Perché se ha scritto così, probabilmente vive una vita che è molto amara. Non c'è un modo per rendere più umana la vita. Invece della eutanasia non dovremmo parlare di un eubios, una vita dolce. Non dovremmo pensare a come rendere più dolce e umana la vita. Certo,
Onorevole, noi la ringraziamo molto di essere intervenuto. Grazie a voi. Grazie onorevole, arrivederci. Onorevole Rocco Buttiglione. Arrivederci.